Un primo bilancio del suo intenso viaggio apostolico in Corea, Papa Francesco lo ha tracciato rispondendo alle domande dei giornalisti sul volo che lo riportava a Roma da Seul. Un giornalista coreano gli ha chiesto dell'incontro con i familiari delle vittime e i superstiti del naufragio del traghetto Sewol, nel quale sono morte 304 persone, in gran parte giovani studenti. Non si è preoccupato, ha chiesto, che il suo gesto potesse essere frainteso politicamente? Quando ti trovi davanti al dolore umano, ha risposto Papa Francesco, devi fare quello che il tuo cuore ti porta a fare. Io sono un sacerdote, sai, sento che devo avvicinarmi, ma lo sento così, no? E prima quello, io so che la consolazione che potrei dare una parola mia non è un rimedio, non dare vita nuova a quelli che sono morti, ma la vicinanza umana in questi momenti ci dà forza, c'è la solidarietà. Io ho preso questo. Dopo mezza giornata di portarlo, l'ho preso per solidarietà con loro. Qualcuno si è avvicinato e mi ha detto, ma è meglio toglierlo, Lei deve essere neutrale. Ma senti, col dolore umano non si può essere neutrale. Poi gli è stato chiesto dell'incontro in cattedrale poche ore prima con un gruppo di anziane coreane costrette durante l'occupazione giapponese del secolo scorso a fare da donne di conforto per i soldati dell'impero. E anche cosa può fare la Chiesa per aiutare i cristiani nordcoreani. Ma queste donne sono state sfruttate, sono state schiavizzate, ma sono crudeltà tutte queste. Ho pensato tutto, no? La dignità che loro hanno e anche quanto hanno sofferto, no? Oggi in cattedrale, dove io ho indossato gli ornamenti per la messa, c'era un regalo che mi hanno fatto, che era una corona di spine di Cristo fatte col filo di ferro che divide le due parti della unica Corea. E lo portiamo, è sull'aereo questo, è un regalo che io lo porto, no? La sofferenza della divisione, di una famiglia divisa. E le due Coree sono fratelle e parlano la stessa lingua. Quando si parla la stessa lingua è perché si ha la stessa madre e questo ci dà speranza. La sofferenza della divisione è grande, io capisco questo e prego perché finisca. Due giorni dopo, rientrato in Vaticano, Papa Francesco ha dedicato la catechesi dell'udienza generale in Aula Paolo VI al viaggio in Corea, che, ha detto, gli ha permesso di visitare una chiesa giovane e dinamica, fondata sulla testimonianza dei martiri e animata da spirito missionario, in un paese dove si incontrano antiche culture asiatiche e la perenne novità del Vangelo. Grazie ai tanti giovani incontrati dal Papa nella sesta giornata asiatica della gioventù. Il giovane è sempre una persona alla ricerca di qualcosa per cui valga la pena vivere. E il martire dà testimonianza di qualcosa, anzi, di qualcuno per cui vale la pena dare la vita. Questa realtà è l'amore di Dio. Quindi Papa Francesco ha ricordato il ruolo primario dei laici nell'opera di evangelizzazione della Corea, dove la comunità cristiana non è stata fondata da missionari, ma da un gruppo di giovani studiosi coreani affascinati da alcuni testi cristiani. Cari fratelli, nella storia della fede in Corea si vede come Cristo non annulla le culture. Cristo non annulla le culture. Non sopprime il cammino dei popoli che attraverso i secoli e i millenni cercano la verità e praticano l'amore per Dio e il prossimo. Cristo non abolisce ciò che è buono, ma lo porta avanti, lo porta a compimento.